Se vuoi registrare, registra. Sto registrando. Allora, bene. La citazione da cui voglio partire oggi è la seguente. È un filosofo spagnolo, si chiama George Santayana. Che no, dice? Non è George. Non è George, è Gheorghe. E Santayana in realtà lavorava in Italia, è stato a lungo in Italia. Un filosofo, prevalentemente un filosofo della scienza. Allora, dice lui, chi non conosce la storia è condannato a ripeterla. La seconda, perfetto. La seconda citazione, che è un po' più cara, è di Marco Tullio Cicerone, che dice, la storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, nunzio dell'antichità. Allora, la domanda è la seguente. Ma io ti aggiungo un'altra cosa di Cicerone, che è ancora più importante. Dimmi. Chi non conosce il proprio passato è come se fosse un bambino. Perfetto, ma infatti la domanda di oggi è una ed una sola. L'ho traslata, perché era leggermente diversa, no? Non conoscere il proprio passato è equivalente a essere sempre bambini, questa è la vera frase, Comunque andiamo, proseguiamo. La domanda è questa, semplice. C'è una pigrizia intellettuale a non voler studiare la storia. Ancor peggio, c'è una semplicistica attività di voler affrontare il presente non volendo attingere dagli errori della storia. Allora la domanda è utile per affrontare il presente conoscere la storia oppure stiamo solo perdendo tempo noi che facciamo questo tipo di analisi? Ti rispondo subito in maniera concisa e molto consistente. Allora, il comportamento umano è praticamente lo stesso. Perché non è possibile che l'umanità si comporti in maniera diversa. Il problema è riuscire a capire nei meandri della storia quella tipologia di comportamento che è indicativa per prevedere i comportamenti che puoi avere in un prossimo futuro. Non so se mi spiego. Io sono accusato, ne parlavo anche stamattina con un amico comune, sono accusato spesso di rifarmi spesso alla Rivoluzione Francese. Ma la Rivoluzione Francese è di estremo interesse perché è un concentrato storico. Dal 1789, al 1794 è stato un concentrato della storia del mondo. Si tratta di saperlo districare, prendere la matassa e tirarne fuori il succo, è chiaro? Perché in quei pochi anni, in maniera del tutto concentrata, c'è tutta la storia del mondo, nel senso che chiunque voglia agire nella società avrà sempre contro delle forze che sono le stesse forze che si sono contrapposte a Robespierre durante quei cinque meravigliosi anni. Ma io ti voglio incalzare. Si tratta di identificarle. Ti voglio incalzare sulla domanda. Oggi un politico moderno, faccio esempio, uno delle 5 Stelle o un Renzi. Ti rispondo subito io. O un Renzi del PD che non conosce esattamente come è andata la storia, è destinato a fare errori oppure con questo modernismo e con la sola ragione, con la sola logica può affrontare il presente come se nulla fosse successo nel passato? Altra domanda, il presente è figlio della. I problemi assolutamente del... no, te lo dico subito. Il presente è figlio della storia, sì o no? Certamente,
Ma io ti dirò di più, il caso interessante dei personaggi che sono stati eletti per 5 Stelle è veramente questo, e partiamo da certe constatazioni che pochissimi sanno. La facoltà di sociologia è stata accorpata alla facoltà di scienze politiche, per cui uno che si iscrive a scienze politiche ha anche la possibilità di portare avanti degli studi di sociologia. Chi si iscrive a sociologia può anche frequentare tranquillamente degli studi di scienze politiche. Questo è importantissimo. Però il fatto che buona parte di coloro che sono stati eletti col 5 Stelle siano persone che si sono laureati in sociologia, ad esempio, psicologia e roba di questo genere, lo posso documentare perché ho un libro dove c'è il curriculum studi di tutti gli eletti dei 5 Stelle. Non significa niente, perché è evidente che questi qui hanno fatto per lo più degli studi di sociologia molto ma molto superficiali. Il problema è sempre questo. Io ti faccio vedere un libro che è importantissimo. Sembra una stranezza. Medaglioni repubblicani. Qui c'è l'elenco delle biografie dei grandi repubblicani della storia italiana. Pochissimi sanno che fine hanno fatto gli esponenti della Repubblica Partenopea del 1799. Li hanno impiccati tutti. E costoro hanno affrontato con grande eroismo il fatto di dover essere sacrificati. Chi li ha impiccati? Li ha impiccati il Borbone col beneplacito dell'impero inglese. Ma perché li ha impiccati il Borbone? Laddove essi si erano arresi dopo lunga trattativa che avrebbe concesso loro la vita. E anche quello che poi fu fatto dai francesi nella Repubblica Romana 1849, dove i francesi lasciarono liberi gli esponenti di spicco della Repubblica Romana, mentre poi gli austriaci ammazzarono tutti quelli che riuscirono a prendere, tra cui anche Ciceruacchio e i figli, e li ammazzarono perché questi stavano cercando di raggiungere Venezia, quindi c'è una ragione anche di carattere bellico. Io rischio di quello bocciare. Che voglio dire, attenzione, perché? Quello che voglio dire, maestra storia, maestria vite. Ma allora se l'esempio è questo, che quelli che ci sono, se quelli che ci sono arresi a discrezione della Repubblica Partenopea 1799 agli inglesi sono stati tutti impiccati, ma voi della Repubblica Sociale Italiana che cosa pensavate che fossero? Se gli inglesi sono sempre gli stessi, ecco cosa significa l'insegnamento della storia. Se io fossi stato uno dei membri del governo della Repubblica Sociale Italiana, mai e poi mai mi sarei fatto convincere dal cardinale Schuster e dai suoi compari, cioè Wolf, Dolman, inglesi, tedeschi, chiaramente collusi con gli inglesi, capito? A lasciare certe posizioni, perché gli inglesi, i nemici, li impiccano, li ammazzano. Capito? Possiamo affermare, ecco qual è l'insegnamento della storia. Possiamo affermare che solo gli stupidi possono fare a meno della storia? Sicuramente. Ma non fanno nemmeno. Ma tanto la pagano, certo che siccome sono stupidi, non si rendono conto poi alla fine che la pagano. Questa loro ignoranza, la pagano. Perché c'è poco da fare. L'ultima domanda. Spesso, no? Sì. Questi nuovi parlamentari di qualunque colore hanno la presunzione di togliere il vecchio perché dicono ci vuole una ventata fresca, il che è anche plausibile, ma magari non sono preparati sul fatto che già molti parlamentari nelle legislature precedenti avevano già presentato una marea di disegni di legge. Il disegno di legge è quello che non è ancora legge, ma
viene presentato con la speranza che venga poi approvato, e che praticamente è uno spreco intellettuale continuo, perché si riuniscono e rifanno altre leggi sempre più sbagliate, soprattutto se mirano solo con la logica del presente, senza conoscere proprio tutto ciò che è stato nel passato già stato fatto, già tutto ciò che è già stato pensato, fatto, sviscerato e studiato. Guarda che io ti dico una cosa importantissima, tu hai centrato un problema e ti ringrazio veramente di averlo centrato, perché il problema è proprio questo, sapersi districare nella storia. Che significa? Significa che, attenzione, lo storico non è un politico, ma è il politico che conosce la storia, è un politico. Il politico che non conosce la storia non può fare nulla. Ricordiamoci sempre che Napoleone è stato Napoleone anche perché ha studiato Giulio Cesare, e io ho già fatto vedere in altre interviste il libro in cui Napoleone dimostra di avere studiato a fondo le guerre di Giulio Cesare. Tant'è vero che poi Napoleone tentò di imitare Giulio Cesare, ma non ci riuscì, perché dopo la spedizione d'Egitto lui tentò di risalire verso la Siria, ma alla fine non ce la fece. Però lo scopo era lo stesso. Allora, lui è entrato, attenti, perché la geopolitica e la storia insegna la geopolitica. Nel momento in cui Napoleone arriva in Egitto, si rende conto che è stato il primo che ha pensato il canale di Suez, si rende conto che lì la soluzione era il canale di Suez. Secondo passo è che lui deve arrivare sulla Siria, perché? Perché lo sappiamo adesso perché. Perché la Siria è il pivot della storia del mondo, ecco perché gli americani la vogliono conquistare, perché la Siria è la porta per Pechino. E i cinesi lo sanno benissimo. Allora, chi non conosce la storia, queste cose non le capisce. Hai voglia di dire? Bene, la mia domanda è finita, insomma, perché hai risposto, insomma, possiamo... No, io voglio cogliere l'occasione, perché possiamo... qui noi abbiamo a che fare con tantissimi eroici italiani che sono stati sacrificati dagli inglesi maledetti, i quali a loro volta hanno bloccato la possibilità per gli italiani di conoscere veramente la propria storia. E sono quelli della Repubblica Partenopea, personaggi di altissimo livello culturale e intellettuale, Mario Pagano, Eleonora Fonseca Pimentel, Domenico Cirillo, Michele Natale, Gabriele Mantonè, tanto per dire alcuni dei nomi più importanti, tutta gente che ha affrontato con eroismo la forca, pur essendo stati traditi, perché loro avevano... La storia della Repubblica Partenopea deve essere studiata, perché Napoli fu devastata dalle milizie sanfediste del cardinale Ruffo, che erano esattamente l'equivalente dei tagliagole e islamisti al servizio degli ebrei. È la stessa gentaglia. Chiaro? E loro fecero l'errore di arrendersi. È chiaro? Questo è quanto. Allora la storia insegna qualcosina. Interessante. Dimmi. No, dico, è interessante, sì. Io direi molto di chiudere qua questo video e ti lascio ad approfondimenti con il maestro Ubaldo, va bene? In quelli dell'Arcadia. Sì, saluto. Sì.